Benvenuti sul mio canale dove ripercorriamo la biografia dei personaggi più discussi del momento. Io sono Filippo e oggi vi racconterò di come Brian Hugh Warner sia diventato Marilyn Manson. Questa, ragazzi, penso sia la biografia del personaggio più famoso e più controverso del mondo. È la biografia di un personaggio che ha diviso e che continua a dividere tra chi lo ama e chi lo odia. E forse è proprio questa la sua forza, perché di Marilyn Manson è stato detto tutto, ma mai che passi inosservato. Un cantante rock trasgressivo, bizzarro, satanista, di cui la leggenda narra si sia fatto esportare due costole dal torace per potersi autoflagellare meglio. Oggi vi racconterò tutto questo e molte altre cose raccapriccianti, quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Brian Hugh Warner, in arte Marilyn Manson. Brian nasce il 5 gennaio del 1969 a Canton, una cittadina dello stato dell'Ohio negli Stati Uniti d'America, da Hugh Angus Warner e Barbara Wire. In questa piccola comunità degli anni 70, Brian frequenta la Heritage Christian School, che è una scuola cristiana gestita con fanatismo religioso, tanto che mangiare cibi dolci è ritenuto peccato, ascoltare musica rock è ritenuto peccato, e insegnano che il diavolo si nasconda ovunque. Una volta un insegnante ha tirato fuori un codice a barre con il numero 6 del seriale ripetuto 3 volte e ha spiegato agli alunni che il diavolo fosse in questa tecnologia dei prodotti del supermercato, ovvero nei codici a barre. Potrei anche fermarmi qui e supporre che abbiate capito il tipo di scuola, ma ci sono altri dettagli importanti, come ad esempio che in questa scuola era proibito chiudere gli armadietti e che certe volte facevano ascoltare alcune canzoni rock al contrario per dimostrare che il testo nascondesse parole riconducibili al maligno. Ora, benché continuerei per ore a sparlare il bigottismo di questa scuola, preferisco arrivare al punto in cui Brian fa di tutto per farsi espellere, perché Brian non ci voleva andare, ma i suoi genitori lo costringono e pagano profumatamente la scuola per tenerselo. Perché pagano profumatamente? Perché Brian, per farsi espellere, inizierà ad essere un ragazzo particolarmente ribelle. Prima però di raccontarvi cosa ha combinato a scuola, vorrei parlarvi di suo nonno. Perché mai dovrei raccontarvi del nonno di Marilyn Manson? Cosa c'entra con le sue malefatte scolastiche? Tenetevi forte per scoprire i segreti del nonno di Marilyn Manson. Allora, Brian è figlio unico e il nonno ha una cantina segretissima e blindata, una sorta di rifugio dove potersi nascondere dal mondo, e il nipotino Brian è ossessionato da cosa ci sia in questo posto. Le sue fantasie vagano dai mostri agli alieni fino ad arrivare a cadaveri. Inizia così a giocare all'investigatore segreto per risolvere questo mistero. L'ingresso della cantina non è difficile da raggiungere o da spiare, e per entrare gli è bastato forzare la serratura. Si è intrufolato quindi in questo posto buio e quatto quatto, senza spostare niente, si guarda in giro e in un primo momento non nota nulla di strano. C'è un grande tavolo con sopra una riproduzione ferroviaria, ma non pensa che il segreto possa essere che al nonno piace giocare da solo con i trenini. Così guarda un po' meglio e trova delle riviste e delle fotografie raffiguranti donne e uomini nudi, alcune delle quali venivano raffigurate mentre avevano coiti con animali. Addirittura con un cavallo. Insomma, neppure la sua più fervida immaginazione da tredicenne sarebbe riuscita a partorire una cosa del genere. E non finisce qui, perché in quella cantina dove il nonno stava da solo per ore c'era anche un cassetto chiuso a chiave. Ovviamente Brian ritorna attrezzato per aprirlo e poter svelare così ogni mistero della cantina che contemporaneamente lo eccitava e lo spaventava. Lo apre e scopre che è pieno di intimo femminile della taglia del nonno e tanti oggetti di varie misure di forma fallica. La scoperta lo sciocca. Tra l'altro, il nonno con lui era molto severo ed era solito picchiarlo con una cinta e metterlo in punizione in ginocchio su dei bastoni. Marilyn Manson, però, racconta che suo nonno è stato una figura molto importante per la sua crescita, sia come artista che come persona, perché gli ha insegnato a mantenere la propria individualità e soprattutto l'importanza di conoscere le cose proibite. Una volta Brian si è appostato per spiare suo nonno e l'ha visto mentre si masturbava guardando una rivista e giocando con i trenini, ai quali faceva fare entra-esci dalla galleria. Brian è sconvolto e non riesce a tenerselo per sé. Ormai ha risolto il mistero, ha pure le prove e decide di raccontare tutto a suo padre. Suo padre lo ascolta, lo guarda e gli dice di saperlo già e che è molto importante non si sappia in giro per non rovinare la reputazione della famiglia. E come potete vedere, Brian non l'ha detto a nessuno. Arriva, dopo un poco arriva. Ho capito una cosa.
Il nonno di Marilyn Manson aveva un fetish per i treni. Pure, sì, tra le altre cose. Gli animali, l'intimo femminile, i finti. Dato che in quel momento la famiglia Warner non avesse alcuna fama, la reputazione di cui parla suo padre sarebbe rivolta verso i conoscenti del luogo, i vicini di casa, gli amici di scuola o i compagni di lavoro. Torniamo dunque a scuola. Brian la vive male e fa di tutto per farsi espellere. Ad esempio, inizia a vendere cose proibite come i dolciumi o un giornaletto porno satirico che autoproduce e nastri di canzoni di Alice Cooper e Black Sabbath. E dato che gli armadietti sono aperti, queste cose appena vendute le ruba e le rivende. Per farsi espellere da scuola, mette persino uno dei falli di gomma del nonno nel cassetto della maestra. Ma anche questo non gli è valsa l'espulsione, ma solo una sospensione, perché i genitori pagavano. Ricordatevi di questa cosa quando parleremo di ipocrisia dei cristiani, ma soprattutto quando parlerò di Tony Ciulla. Di che cosa? Di questa cosa? Dell'ipocrisia dei cristiani perché pagando a poi i peccati sono perdonati. E soprattutto di Tony Ciulla perché pagando i guai sono sistemati. Adesso parliamo del papà di Brian, perché il papà di Brian è un ex militare reduce della guerra del Vietnam, durante la quale uno dei suoi compiti è stato quello di spruzzare sulla foresta vietnamita un potente veleno con lo scopo di fare seccare tutta la vegetazione. Lo stratagemma aveva l'obiettivo di impedire ai vietnamiti di potersi nascondere sotto gli alberi che impedivano agli aerei americani di vedere dove lanciare le bombe. Questo veleno prende il nome di agente arancione, anche se di arancione c'erano solo i bidoni che lo contenevano, perché il veleno era trasparente e, come se non bastasse, conteneva diossina, che è una sostanza tossica che fa venire il cancro e tante altre malattie o malformazioni, soprattutto nei bambini che nascono da genitori intossicati dalla diossina. Il papà di Brian, una volta terminata questa follia, ha trovato lavoro in un negozio di tappeti. Pare che anche lui fosse violento con Brian, come suo nonno, ma questo dato è stato smentito da Brian, che invece sostiene che la colpa dei comportamenti violenti di suo padre fosse da attribuire a una intossicazione da agente arancione e dallo stress post-traumatico della guerra. Forse mi sono espresso male, perché volevo dire che lui giustifica suo padre, cioè nel senso, quindi ha smentito dicendo no, con me non è stato violento, però anche se fosse stato violento sarebbe stato per colpa dello stress della guerra, dell'agente arancione, eccetera, eccetera. Quindi, boh, magari l'ha picchiato. Il papà di Marilyn Manson sosterrà il figlio per tutta la vita, andrà con lui in moltissimi suoi concerti, indossando le sue magliette, e si spegnerà nel 2017 all'età di 72 anni. E praticamente da un giorno all'altro per colpa di una malattia degenerativa della quale non si era capita la gravità. Marilyn Manson è sconvolto per la perdita del padre e commenterà con dolore l'accaduto dicendo: "Mio papà è morto con il cazzo in mano". La mamma, Barbara Wire, ha sempre supportato suo figlio Brian. Lei faceva l'infermiera ed era una grande fan di Elvis. Per questo motivo Brian tinge i capelli di nero e dice di essere la versione di Elvis della mamma. La mamma di Marilyn Manson, Barbara, chiaramente non ha avuto una vita facile e Brian stesso racconta che da giovane si rivolgeva a lei con violenza. Ad esempio, una volta l'ha inseguita con l'asta del microfono come se volesse colpire, e un'altra volta l'ha ferita con una boccetta di profumo perché si era convinto che avesse tradito suo padre. Barbara ci lascia nel 2014 all'età di 68 anni, dopo 8 anni passati a combattere contro la demenza. Brian la saluta anche con un post su Facebook dove scrive che sua madre è la persona che più di tutti ha creduto in lui, che spera di rivederla un giorno, ma non ora, perché ha ancora molte cose che ha promesso di fare. Conclude dicendo che la renderà orgogliosa e soddisfatta di lui e che le vuole bene. Ma torniamo a quando Brian è un ragazzino. La famiglia Warner si trasferisce in Florida a Fort Lauderdale e finalmente Brian riesce a cambiare scuola e a farsi iscrivere in una scuola pubblica di suo gradimento, dove consegue il diploma nel 1987. Nel 1990 si iscrive al college perché vuole fare il giornalista. Si impegna tantissimo per imparare a scrivere bene e manda alcune bozze dei suoi racconti a tutte le case editrici che conosce. Nessuna però lo vuole pubblicare. In compenso riesce a scrivere articoli per una rivista a tema musicale della Florida, la 25 Parallel,
Ed è qui che in Brian inizia a germogliare il seme di Marilyn Manson. In questo periodo, in cui si occupa di giornalismo musicale, intervista molte band con le quali si confronterà, ed è sicuramente in questo momento della sua vita, mentre intervista musicisti, che capisce l'importanza enorme che ha per un artista fare notizia, essere riconoscibile, ma soprattutto credibile. È qui che inizia la sua storia, quando decide di usare il nome d'arte di un personaggio di uno dei suoi racconti che non sono mai stati pubblicati. Questo nome d'arte è Marilyn Manson. Lo pseudonimo ha un forte riconoscimento statunitense, così che sentendolo chiunque lo associa all'America, nel bene e nel male. Infatti, se da un lato abbiamo il simbolo icona di bellezza e vittima della cultura americana, qual è Marilyn Monroe, dall'altra abbiamo una icona di bruttezza, simbolo del carnefice della cultura americana, come il pluriomicida Charles Manson. Ora vi devo raccontare un piccolo aneddoto, perché una volta Marilyn Manson ha ricevuto una lettera da Charles Manson che gli scriveva dal carcere, e questa lettera conteneva un messaggio che non era molto chiaro, ma che suonava come una minaccia e che riguardava l'uso che Marilyn Manson stesse facendo del nome di Manson. Vi lascio comunque il link qua sotto in descrizione con il testo della lettera. È il 1990 e Brian si è appena iscritto al college, quando fonda insieme al chitarrista Scott Puteski la band dal nome Marilyn Manson and the Spooky Kids, nome che due anni dopo si accorcia in Marilyn Manson. Sono le prime esperienze musicali e i Marilyn Manson suonano ovunque possano, portando in mostra non soltanto la loro musica ma anche un forte segno distintivo, e cioè mescolano insieme il bene e il male, nel senso del buono e cattivo. Ad esempio, tutti i componenti della band dovevano avere uno pseudonimo che ricordasse qualcosa di buono e di cattivo. Mi sono accorto che ci stava qualche esempio degli pseudonimi utilizzati dai componenti della band. Per esempio, Scott Puteski utilizza lo pseudonimo Daisy Borkowitz, Daisy da Daisy Duke e Borkowitz da David Richard Borkowitz, che sono rispettivamente Daisy, una modella, una sex symbol femminile, e Berkowski, un serial killer. Un altro componente della band, Stephen Byre, utilizza lo pseudonimo Madonna Wayne Gacy, Madonna dalla cantante e Wayne Gacy da John Wayne Gacy, che è un serial killer. E Jordi Osborne White utilizzerà lo pseudonimo Twiggy Ramirez, Twiggy da una supermodella, e Ramirez da Richard Ramirez. Direte voi, un serial killer? E infatti un altro serial killer. Spesso prendevano un personaggio per bambini e lo alteravano, rendendolo ad esempio spaventoso nelle locandine o nelle canzoni che ne imitavano la voce. Le loro esibizioni durante i concerti sono teatrali e grottesche e ben presto attirano l'attenzione di Trent Reznor, un cantante che ha da poco fondato un'etichetta discografica tutta sua, la Nothing Records, che propone alla band un contratto per un disco e di fare da spalla ai Nine Inch Nails nel loro tour. Entusiasti come non mai, accettano e iniziano subito a lavorare al primo disco. Nel 1993 la prima versione dell'album è pronta e si intitola The Manson Family Album. Praticamente però che cosa succede? Che riascoltandolo sia Marilyn Manson che Trent Reznor si accorgono che fa un tantinello cagare, e soprattutto che non rispecchi neanche un po' l'energia della band sul palco. Così si mettono al lavoro e per 7 settimane lavorano giorno e notte al disco, e finalmente soddisfatti del risultato possono annunciare il loro primo album, che nel frattempo ha anche cambiato titolo in Portrait of an American Family, in italiano Ritratto di una famiglia americana. L'album è pronto, viene distribuito in tutta l'America dalla Interscope Records, che è un'etichetta discografica di proprietà della Universal Music. Questo per dire che cosa? Che sin da subito ha avuto uno slancio commerciale di investimento da parte dell'etichetta discografica molto importante. Oggi sono particolarmente pignolo. Che cosa voglio dire? Che la Interscope, Trent Reznor con la Nothing Record, la Universal, cioè per prendere tutti questi soldi e investirli in una band sconosciuta, si vede che avevano un talento non indifferente, perché avranno investito milioni di dollari per distribuire in tutta l'America un disco di una band sconosciuta, no?
e il 27 dicembre del 1994, e dopo uno dei primissimi concerti della band, che si è esibita al Club 5 di Jacksonville, Marilyn Manson viene arrestato per atti osceni in luogo pubblico, coalizione cristiana locale e violazione dei codici che regolano l'intrattenimento per adulti. Che cosa è successo? Ebbene, non ci crederete mai, ma sul palco, proprio di fronte a tutti, Marilyn Manson si è messo in ginocchio, ha uscito il membro al chitarrista della band e gli ha praticato del sesso orale. Le forze dell'ordine però poco dopo hanno scoperto che in realtà si trattava di una esibizione fittizia, perché il pene era di gomma e che in ogni caso la band per quella canzone era composta da sole donne. Quindi dopo 16 ore viene rilasciato e costretto a pagare una multa per reato minore. Vi ricordate che i Marilyn Manson sono andati in tour con i Nine Inch Nails? Bene, è stato durante questo tour che Marilyn Manson ha conosciuto Anton LaVey, fondatore della Chiesa di Satana. I due si incontrano e sin da subito instaurano un rapporto di affinità. Tanto che Anton LaVey nomina Marilyn Manson reverendo della Chiesa di Satana senza alcun vincolo o compito. In che senso senza alcun vincolo o compito? Nel senso che non deve frequentare la chiesa, tipo che ogni domenica deve andare a messa, non deve convertire gli infedeli o cose di questo tipo, in questo senso. Questa cosa ovviamente ha creato un poco di scandalo presso qualunque mezzo di comunicazione come TV, radio, giornali, e ovviamente ha fatto passare facilmente l'idea che Marilyn Manson fosse satanista. Ma tornando alla Chiesa di Satana, in realtà, contrariamente a quanto la Chiesa faccia intuire, non venera affatto Satana o il male, l'oscurità o la violenza, ma l'individualità. Non compie rituali o sacrifici al demonio, venera l'individualità nel senso che sostiene che ciascuno sia il dio di se stesso e in quanto tale l'unico responsabile per ciò che gli accade e del proprio destino. La Chiesa di Satana è divisa in due sottocategorie: la Chiesa di Satana, i satanisti, e il Tempio di Set, i settisti. Ho appena ribattezzato io, se si battezza. Ed è importante questa divisione perché loro credono che sia un dio, Satana, quelli del Tempio di Set, invece quelli della Chiesa di Satana pensano che sia un uomo, cioè non un uomo, più una figura da imitare, un personaggio, un'idea. No, un'idea lo sto dicendo io. Marilyn Manson fa parte della Chiesa di Satana. Vabbè, a che ci sono, a che ne stiamo parlando, lo dico. Di recente Marilyn Manson frequenta Kanye West. In che senso frequenta? Frequenta Kanye West nella sua chiesa, il Sunday Service, come si chiama? Sunday Service? Marilyn Manson se ne va al Sunday Service? Marilyn Manson che va alla chiesa di Satana va al Sunday Service? No, questo non ci fa più parte della chiesa di Satana, e ha iniziato a seguire Kanye West nella sua chiesa, ed è stato visto pregare, cantare al Sunday Service insieme a Justin Bieber. Cioè, tu mi stai dicendo... Ultima cosa, ci sono 6 gerarchie e sono satanista, stregone, sacerdote, maestro, mago e gran sacerdote. Perché dico questa cosa? Lo scopriremo più avanti, quando Marilyn Manson dirà di se stesso di essere un mago. Abbiamo parlato dell'album d'esordio dei Marilyn Manson, Portrait of an American Family. Quello che non ho detto è che ha venduto 2 milioni di copie e che è un album di denuncia contro l'ipocrisia delle famiglie americane. I Marilyn Manson sono letteralmente la band del momento, per qualunque teenager americano voglia ascoltare musica ribelle o anche solo per dare fastidio ai propri genitori. Adesso dobbiamo però iniziare a unire i puntini, perché non dobbiamo dimenticare che Brian è un ragazzo che sta iniziando un percorso artistico che aveva pensato potesse funzionare quando ha avuto l'illuminazione intervistando le band per la rivista musicale 25 Parallel, vi ricordate? E si è reso conto di quanto fossero anonimi quei musicisti e poco interessanti quei musicisti. Lì ha capito cosa avrebbe dovuto fare per diventare una rockstar famosa in tutto il mondo, e cioè doveva fare schifo. Il secondo album della band si intitola Smell Like Children ed esce 2 anni dopo, nel 1995. È un disco autoironico che riporta la scritta "tenere questo e tutte le droghe lontano dai bambini". Questo album ha venduto quasi 1,5 milioni di copie ed è il disco con la prima versione della cover Sweet Dream. Nel 1996 esce Antichrist Superstar, che supera i 2 milioni di copie vendute e si aggiudica 3 dischi di platino e 3 dischi d'oro. Questo album è ricco di esoterismo, nel senso che ci sono parole da decifrare, riferimenti all'Apocalisse di Giovanni, parti in cui c'è silenzio. Perché non l'ho detta sta cosa? In questo album ci sono 82 tracce mute fra le canzoni di 4 secondi ciascuna.
82 tracce mute di 4 secondi ciascuna per creare tipo il giusto stato emotivo mentre stai ascoltando le canzoni, no? Perché tipo sti 4 secondi e parte l'altra pausa, ti crea questa angoscia, io mi sentirei angosciato. Insomma, un concept album di cui in seguito è stato rivelato far parte di una trilogia al contrario, nel senso che l'ordine giusto è che il terzo disco è il primo che è uscito, questo qui, Antichrist Superstar, e quindi i prossimi due saranno il secondo e il primo che uscirà per ultimo. Mi dispiace, ma devo dire anche questa, nel retrocopertina dove c'è scritto quando sono stati incisi i brani e dove, non so se avete presente, c'era scritto che una di queste canzoni fosse stata registrata l'anno successivo, cioè era tipo post datata. Nel 1997 Marilyn Manson inizia una relazione con l'attrice Rose McGowan, che si concluderà nel 2001. L'attrice è una delle principali attiviste del movimento Me Too e ha recentemente, in seguito allo scandalo di cui parleremo più avanti, preso le difese di Evan Rachel Wood e di tutte le donne che hanno subito abusi, dicendo che ci vogliono anni per riprendersi e che trovare il coraggio e avere la possibilità di denunciare non è facile, e continua dicendo che tra loro non è successo nulla del genere, ma che non può escludere che con altre donne non si sia comportato così. Il 1998 è l'anno di uscita di Mechanical Animals, in italiano Animali Meccanici. E dove trovarli? Che praticamente lo stesso giorno in cui è uscito, il 15 settembre, è stato primo in classifica per una settimana. Di questo album ci sono un paio di cose da dire, ad esempio che la copertina ha vinto il riconoscimento nella classifica delle copertine più belle al mondo, classificandosi 29esima. Il titolo è un anagramma che dice Marilyn Manson è un uomo alchemico e ritrae Marilyn Manson in versione aliena, completamente nudo, con seno e asessuato. Il seno, tra l'altro, ci porta ad aprire una parentesi sull'amicizia con Johnny Depp, perché l'ha barattato con la sua parrucca del film Blob. Questo ci riporta alla passione per il collezionismo di oggetti tanto bizzarri quanto inquietanti di Marilyn Manson, che colleziona protesi mediche, occhi di vetro e feti. Feti tipo gli embrioni, no? Quella con Johnny Depp sarà un'amicizia fraterna che si protrarrà fino ad oggi e li farà collaborare in ogni campo. Sono insieme, girano videoclip, producono colonne sonore e hanno anche lo stesso tatuaggio con la scritta No Reason sul polso. E ultima cosa, anche se ce ne sarebbero ne infinità, il disco ha una copertina che si sarebbe potuta mettere al rovescio nel caso in cui la si volesse nascondere, ma alcuni rivenditori, come la Walmart, si rifiutarono proprio di venderla, di vendere questo CD, perché ritenuto troppo esplicito. Non hanno voluto vendere neanche dopo che la casa discografica si è offerta di coprire con un adesivo il seno in copertina ed incellofanare di blu tutti i CD. Quelli della Walmart ci hanno ripensato solo nel 2003 con l'uscita di The Golden Age of Grotesque, giustificando il loro aver cambiato idea dicendo fondamentalmente se ne vendono troppi per fare i moralisti. Ma fino ad allora addirittura si erano proprio rifiutati di vendere qualsiasi disco di Marilyn Manson perché ritenuto pericoloso dopo la tragedia del 1999. Di quale tragedia sto parlando? Nel 1999 due studenti vittime di bullismo e che frequentavano la Columbian High School entrano a scuola armati e iniziano a sparare contro i loro compagni di scuola e i loro insegnanti, togliendo la vita a 12 studenti, un insegnante, e ferendo parecchi altri compagni di scuola. Questa follia è durata circa 40 minuti e alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto vere e proprie esecuzioni e di aver sentito chiedere alle vittime prima di sparare se credessero in Dio. I due ragazzi, una volta terminata questa strage, si sono suicidati. Questo racconto è folle, ragazzi, follissimo. Talmente folle che in America, invece di iniziare un dibattito su quanto sia pericoloso vendere armi al supermercato e quanto questa cosa possa facilitare questo genere di cose in America, hanno iniziato a puntare il dito letteralmente contro qualunque cosa. Rabbia, heavy metal, sottocultura. Dove erano i genitori? Film violenti. South Park. Videogiochi. Televisione. Mondo dello spettacolo. Satan. Cartone. Destino. Società. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson. Marilyn Manson.
le televisioni americane dicevano che avevano, questi ragazzi avevano imitato un film, Ritorno dal nulla, del 1995 con Leonardo DiCaprio che spara a sei compagni di scuola. Altri che questi ragazzi si sono sentiti nel film Matrix, che era uscito lo stesso anno, e altri ancora hanno dato la colpa alla musica, più precisamente a Marilyn Manson. Poco dopo si venne a sapere addirittura che i due ragazzi neanche se lo ascoltavano a Marilyn Manson, non lo ascoltavano neanche, ma amavano le band industriali tedesche come i Rammstein, e furono colpevolizzati anche loro, tanto che la band Rammstein ha pubblicamente espresso il proprio cordoglio e dichiarato di non aver mai incentivato certi comportamenti, che hanno anche loro dei figli e che stanno educando con valori sani e violenti. Hai capito a che punto siamo arrivati? Quelli che cantano in Germania e che non c'entrano niente si giustificano sperando di essere creduti e di non avere ripercussioni sulla loro carriera, perché gli americani cercano di dare la colpa a loro senza pudore. Comunque Marilyn Manson viene intervistato anche per parlare di quanto accaduto e gli viene chiesto cosa avrebbe detto ai due assassini se avesse potuto. E lui, secondo me, zittisce l'America rispondendo: niente, non gli avrei detto niente. Avrei ascoltato cosa avevano da dire, cosa che nessuno ha fatto. Directly to the kids at Columbine or the people in the community, what would you say to them if they were here right now? I wouldn't say a single word to them. I would listen to what they have to say, and that's what no one did. Ah, e tanto per esprimere altro disappunto in merito alla questione, in America esattamente 3 mesi e 5 giorni dopo questa strage hanno rilasciato un videogioco che aveva come trama la tragedia che vi ho appena raccontato e ha fatto in un giorno 9 milioni e mezzo di giocatori. Marilyn Manson, a che c'è, coglie l'occasione e sfrutta questa presa di mira da parte della società perbenista per poter sfruttare questa enorme pubblicità. E nel 2000 esce l'album Hollywood, in italiano Legno Santo, un album contro chi lo ha accusato di avere incentivato con la sua musica quei ragazzi a compiere quella strage, contro chi lo vorrebbe censurare e crocifiggere. Infatti la copertina lo ritrae crocifisso e senza mandibola, proprio in segno di ribellione contro chi vorrebbe censurare il suo modo di esprimersi. 9 milioni di copie vendute e indovinate un po' la richiesta da parte dei rivenditori di censurare la copertina. È il 5 gennaio 2001, subito dopo un concerto tenuto in Italia a Roma, Marilyn Manson viene arrestato perché durante l'esibizione di una canzone si è vestito da cardinale. Viene accusato di blasfemia, ma dopo poche ore lo rilasciano perché la polizia si ricorda che vestirsi da cardinale non è reato. Anche se, già so che vi meraviglierà, come ha meravigliato anche me, in Italia non è reato dal 1999, quindi fino a 2 anni prima del concerto. E quindi come dargli torto ai poliziotti se ancora nessuno li aveva aggiornati riguardo le ultime conquiste della libertà di espressione? Ma tenetevi forte, e se non siete seduti tenetevi ancora più forte, perché l'indomani, cioè il 6 febbraio 2001, la polizia prende Marilyn Manson, lo porta in caserma e lo mette in stato di fermo con l'accusa di aver mostrato sul palco i genitali e di averli lanciati al pubblico. Marilyn Manson in seguito ha commentato dicendo: ovviamente non sono in grado di lanciare i miei genitali al pubblico, anche se mi piacerebbe un casino poterlo fare. Perché, vi starete chiedendo voi, tutto questo accanimento nei suoi confronti? Lo so che ve lo state chiedendo, perché in Italia siamo minchioni, mica pazzi. Giusto giusto, qualche giorno prima che Marilyn Manson venisse a suonare in Italia, 3 ragazzi minorenni e fan di Marilyn Manson hanno ucciso con 19 coltellate una suora. E quindi verso chi puntare il dito, verso chi puntare l'attenzione mediatica, verso la gestione delle strutture che potrebbero essere inadeguate, verso l'assistenza psicologica inesistente o inefficace? No! Ma quando mai? Sono state le canzoni di Marilyn Manson a far accoltellare la suora. Nel luglio 2001, durante l'esibizione in un concerto svoltosi nel Michigan, Marilyn Manson, vestito soltanto con un perizoma, ha aggredito una guardia della sicurezza, di quelle che stanno sotto il palco dandogli le spalle, esatto, tipo Ivano. Praticamente Marilyn Manson ha usato un Ivano come palo per la lap dance, gli ha sputato sopra, gli ha strofinato i genitali contro il collo, e questo Ivano giustamente l'ha denunciato per aggressione e violenza sessuale. Ma dopo un accordo riservato, le accuse si sono ridimensionate a condotta disordinata e quindi al pagamento di una multa e un risarcimento danni, perché Marilyn Manson, così viene giustificato il ridimensionamento dell'accusa, non ha provato alcun piacere dall'atto. Quindi se Marilyn Manson vi violenta, vi stupra il collo e non prova piacere, non è violenza sessuale, è comportamento disordinato.
Marilyn Manson dipinge e nel 2002 organizza a Las Vegas la sua prima mostra dal titolo Gli anni d'oro del grottesco per esporre i suoi dipinti ad acquarello. Viene molto apprezzato dalla critica, infatti la rivista Art in America paragona le sue opere ai lavori di un paziente che soffre di disturbi psichiatrici al quale vengono dati materiali da utilizzare come terapia. Nell'aprile 2002 Marilyn Manson viene accusato di omicidio colposo da Maria St. John, madre dell'attrice Jennifer Syme, deceduta in un incidente stradale in solitaria mentre guidava sotto effetto di stupefacenti e alcol. L'attrice era la fidanzata di Keanu Reeves e insieme a lui aveva qualche mese prima portato avanti una gravidanza per 8 mesi, conclusasi con il decesso del bambino. La notte dell'incidente Jennifer era a una festa a casa di Marilyn Manson ed effettivamente aveva fatto uso di droga e alcol. Quella però che è stata la dichiarazione di Marilyn Manson che l'ha portato a una controdenuncia per calunnia è stato che lui non aveva in alcun modo permesso che fosse lei a guidare, ma che aveva addirittura chiesto a un altro che era alla festa di riaccompagnarla a casa. Ed effettivamente così è stato, solo che Jennifer una volta arrivata a casa si è rimessa in macchina per tornare alla festa ed è in questo tragitto che è avvenuto l'incidente. Quindi ovviamente Marilyn Manson non c'entrava nulla, non c'entra niente, e il caso viene archiviato nel maggio 2003. Nel 2003 esce The Golden Age of Grotesque, l'album di cui si vociferava che sarebbe stato l'ultimo dei Marilyn Manson, ma che probabilmente le 4 milioni di copie vendute hanno impedito accadesse. Questo album parla della trasformazione dell'arte in un prodotto. Frase simbolica è ribellarsi per vendere. Marilyn Manson in quest'album stravolge l'icona di felicità commerciale più famosa al mondo diventando Topolino, e durante i concerti si esibisce sollevato dal palco a un'altezza di 12 metri con la faccia nera e un elmetto delle SS con attaccate le orecchie di Topolino. Nel 2004 organizza 2 mostre dei suoi disegni ad acquarello dal titolo Trismegisto, una a Parigi e una a Berlino. Nel 2006 a Los Angeles inaugura la sua prima galleria d'arte. Vi metto qui sotto il link ufficiale dove potete vedere le sue opere. Il 2006 è anche l'anno in cui inizia l'amicizia con Evan Rachel Wood, l'attrice di cui parleremo meglio più avanti. La loro relazione tra alti e bassi dura fino al 2011. Nel 2007 esce Eat Me, Drink Me, in italiano Mangiami, Bevimi, un album con canzoni che parlano d'amore, depressione, suicidio. Album che solo nella prima settimana vende 80.000 copie. Nello stesso anno in America torna legale l'assenzio, che è stato bandito dal 1912. Cos'è l'assenzio? Diciamo che l'assenzio è il superalcolico per eccellenza e che deve la sua fama ai cosiddetti artisti maledetti della Belle Époque. Marilyn Manson coglie l'occasione al balzo e inizia a produrre in Svizzera, tra l'altro che è originario della Svizzera l'assenzio, inizia a produrre in Svizzera assenzio, incaricando un distillatore esperto, un tale Oliver Mather, affinché la gradazione alcolica fosse di 66,6, e Marilyn Manson stesso disegna l'etichetta che verrà posta sulle bottiglie. Non so se avete presente i sommelier, quelli che quando assaggiano il vino sentono l'odore di una pianta selvatica di menta cresciuta vicino a un ruscello distante 35 km dal vigneto. Bene, loro l'hanno paragonato all'acqua dello scarico del gabinetto. E volete sapere cosa è successo dopo? È stato il secondo assenzio più venduto al mondo e ha vinto la medaglia d'oro alla World Spirit Competition 2008 che si è tenuta a San Francisco. Nel 2009 esce l'album The High End of Love. Secondo me il senso del titolo si capisce meglio con le parole di Marilyn Manson stesso, che a proposito di come gli è venuto in mente questo album ha detto: mi hanno chiesto come stai, ho risposto sono al punto più bello della depressione. In questo album si parla di distruzione e ricostruzione, di quando ci si dimentica di se stessi per dimostrare a qualcuno che si ama più di se stessi, e questo, dice Marilyn Manson, trasforma la disperazione in rabbia. L'album va alla grande e vende circa 1 milione di copie, anche se la maggior parte delle recensioni sono state negative, descrivendo l'album come mediocre e ripetitivo. Nel 2009 Marilyn Manson, durante una intervista, rivela che da quando si era lasciato 2 anni prima con Evan Rachel Wood aveva iniziato ad essere autolesionista e che aveva pensieri violenti, come nella canzone Voglio ucciderti come fanno nei film, quando dice in questa canzone che pensa ogni giorno di volerle spaccare il craneo con una mazza. E ovviamente nel 2020 c'è stato chi ha usato le parole di questa intervista e di questa canzone per accusare Marilyn Manson di poter essere pericoloso e violento. Lui si è giustificato
giustificato dicendo che è stata una intervista teatrale di promozione del disco e che 6 mesi dopo questa intervista lui e Evan Rachel Wood si sono rimessi insieme e che quindi nessuno aveva preso quelle parole alla lettera. Nel 2012, dopo essere stato licenziato dalla storica etichetta discografica Interscope, Marilyn Manson fonda una sua etichetta discografica dal nome Hell ed esce il nuovo album dal titolo Born Villain, in italiano Nato Cattivo o Nato Malvagio, album che nasce proprio da questo licenziamento da parte della Interscope perché è stato scritto per strada e senza pensare ai limiti imposti dal contratto con un'etichetta discografica. Nel 2012 succede anche un'altra cosa, ma non sappiamo perché. E non sto facendo il misterioso, ma è così. Cioè Marilyn Manson esce di casa struccato. Perché finora in pubblico Marilyn Manson non è mai stato visto struccato. Che manco fosse Moira Orfei. Ha anche smesso di mettere la lente a contatto nell'occhio sinistro. A una certa si è stufato, potremmo pensare. Chi può dirlo? Rimarrà un mistero. Nel 2015 esce il nuovo album dei Pale Imperior, in italiano L'Imperatore Pallido. Un successo per quanto riguarda soprattutto la critica, che lo ha definito il miglior disco di Marilyn Manson degli ultimi 10 anni. Il primo disco in cui le sonorità sono più blues rock, oltre 50.000 copie vendute nella prima settimana. Nonostante il successo però Marilyn Manson non ha niente da festeggiare, perché il disco è dedicato a sua madre che è venuta a mancare durante la composizione dell'album. Nel 2017 esce Even Upside Down, in italiano Il Paradiso a Testa in Giù, album anche questo dedicato al padre di Marilyn Manson venuto a mancare durante la produzione del disco. Tra l'altro Marilyn Manson non era al corrente della gravità della malattia di suo padre fino a 2 giorni prima che morisse. Avevano fatto da poco un servizio fotografico insieme in cui suo papà si è truccato come lui. Sui social fa sapere ai fan della sua dipartita così: oggi ho perso mio padre, Hugh Warner, mi ha insegnato ad essere uomo, un combattente e un sopravvissuto. Mi ha insegnato a maneggiare un'arma, a guidare, a comandare. Sarà sempre il miglior padre del mondo. In qualche modo e in qualche posto so che lui adesso è con mamma. Manterrò la mia promessa e non ti lascerò mai andare. Mi manchi, ti amo, papà. Sempre nel 2017, il bassista di lunga data di Marilyn Manson, Twiggy Ramirez, viene accusato da Jessica Adams, che sostiene di essere stata vittima di abusi sessuali e psicologici mentre si frequentavano negli anni 90 con il bassista, con un post su Facebook. Marilyn Manson rimuove Ramirez dalla band e dice che non sapeva niente di tutto questo e che è dispiaciuto per l'evidente stato d'angoscia di Jessica. Ramirez dichiara in un'intervista di essere contrario a ogni forma di sesso non consensuale e che queste accuse risalenti a 20 anni fa gli sono state riferite solo ora. Il 2017 in questa biografia è proprio un anno di merda. Marilyn Manson perde il papà, il bassista e una gamba. In che senso? Si trovava a New York e durante un concerto Marilyn Manson si stava esibendo, ma questa volta non stava facendo niente se non cantare tranquillo, quando di colpo cade una statua gigante posta alle sue spalle dalla forma di 2 pistole incrociate e viene schiacciato dalla sceneggiatura. Ovviamente lo spettacolo viene interrotto perché lo portano subito in ospedale, dove scopre di essersi rotto la gamba in 2 punti. Viene sottoposto a un intervento chirurgico e per fortuna tutto bene. Posticipa le date del tour e si esibisce in sedia a rotelle. Parlando di salute, Marilyn Manson soffre della sindrome chiamata D. Wolf Parkinson White, che praticamente gli causa sporadici tachicardie, ma per fortuna non sono nulla di grave. Il 2017 è anche l'anno in cui Marilyn Manson torna in Italia ed è ospite del programma Music condotto da Paolo Bonolis. Essendo in prima serata, provoca sin da subito polemiche, ma la vera notizia non sono le polemiche, ma l'allarme lanciato da l'AIE, Associazione Internazionale Esorcisti, che invitava a non guardare il programma perché sponsorizzava il maligno, l'autolesionismo e l'aggressività. Insomma, il messaggio era rivolto a tutti al fine di proteggere i bambini, non facendogli vedere Marilyn Manson in TV. Portavoce di questo invito è stata Famiglia Cristiana. E sapete una cosa? Sotto l'articolo mi aspettavo di trovare commenti ignorantissimi a favore di questa cosa, invece li ho trovati veramente sagaci. Ad esempio, Giuliano scrive: basta! Abbiamo preso spunto per discutere, ognuno ha detto la sua, ma per cortesia ed una preghiera la togliamo la faccia di questo demonio dal sito, grazie. E il signor Terzo aggiunge: non mi sono mai piaciuti gli spettacoli di Bonolis, sempre troppo volgari e inadatti alle famiglie, nonostante li mandino in onda anche all'orario di cena. Andiamo avanti e arriviamo al 2020. Nel 2020 esce We Are Chaos, in italiano Siamo il Caos, 11° e finora ultimo album di Marilyn Manson. Di questo album
album la critica ha apprezzato i testi ed è considerato da molti come uno dei migliori album di Marilyn Manson, proprio perché è più focalizzato sui testi che sullo spettacolo. Adesso parliamo degli scandali che hanno accompagnato Marilyn Manson fino ad arrivare alle recenti accuse da parte di alcune sue ex che hanno indignato e diviso l'opinione pubblica in due grandi categorie: chi crede che stiano mentendo, orchestrando una truffa al fine di ottenere popolarità e denaro, e chi crede che Marilyn Manson sia un mostro. Bene, prima di addentrarci in questa storia vi spoilerò sin da subito che io non sono per nessuna delle due. Nel 2019 Evan Rachel Wood testimonia davanti al Congresso degli Stati Uniti d'America la propria esperienza di sopravvissuta, di vittima di abusi e stupri. Ora, prima di andare avanti, però, diciamo chi è brevemente Evan Rachel Wood. È un'attrice che ha recitato in molti film, tra cui 13 anni, la storia di una ragazzina interpretata appunto da Evan Rachel Wood, che si lascia influenzare negativamente da una sua compagna di scuola. L'interpretazione di questa 13enne le vale la nomination come miglior attrice protagonista. Ma comunque, con Marilyn Manson hanno avuto una breve relazione conclusa nel 2010, iniziata come un'amicizia nel 2005, quando lei aveva 18 anni e lui 36. Ma torniamo al 2019 e al perché sta raccontando al Congresso la sua esperienza di vittima. Perché sta raccontando davanti al Congresso degli Stati Uniti l'essere stata manipolata, umiliata e violentata da chi diceva di amarla? L'ha fatto perché voleva che venisse approvata una proposta di legge dal nome Phoenix Act. Cos'è il Phoenix Act, dunque? È una proposta di legge portata da Evan Rachel Wood al Congresso degli Stati Uniti d'America e chiede di estendere il periodo di prescrizione di un reato, cioè il tempo massimo entro il quale si può denunciare qualcuno. Perché, per chi non lo sapesse, se avete subito uno stupro ed è passato più di un anno, più di 2 anni in America dal fatto, non potete più denunciare perché è passato troppo tempo e vi risponde ancora ci pensa. Per i reati di violenza è previsto un periodo massimo di 2 anni e il Phoenix Act lo vuole estendere fino a 4 anni e fino a 10 nel caso in cui ci siano delle prove innegabili dell'abuso o almeno 3 vittime che accusano la stessa persona. Questa proposta prevede anche un piano per aiutare chi ha bisogno di allontanarsi da una situazione casalinga di pericolo. Bene, anzi benissimo, è una proposta di legge. Dato che è già stata approvata il 1 gennaio 2020 in California, però solo in California, con l'unica differenza che invece di 10 anni il massimo dell'estensione può essere di 5. Cosa vuol dire Phoenix Act? Solo che per fortuna, seppur lentamente, come civiltà quantomeno in California ci stiamo evolvendo. Ma torniamo a noi, perché durante tutto il suo intervento Evan Rachel Wood non ha fatto il nome di nessuno, nessuno, fino a febbraio 2021, quando Evan Rachel Wood pubblica su Instagram, no, dalla polizia, su Instagram, un post in cui dice chi fosse l'autore di tutte quelle violenze subite che aveva raccontato per il Phoenix Act, e cioè Marilyn Manson. Fate bene attenzione ragazzi, un post su Instagram, non una denuncia alla polizia, anche perché dopo 10 anni la risposta sarebbe stata ancora ci pensi. Nel post Evan Rachel Wood scrive: sono qui per smascherare quest'uomo pericoloso e richiamare le molte industrie che glielo hanno consentito prima che rovini altre vite. Sono con le molte vittime che non staranno più zitte. Marilyn Manson non perde tempo, smentisce subito le accuse anche lui su Instagram dicendo: la mia arte, la mia vita sono state a lungo magneti di polemiche, ma queste recenti affermazioni su di me sono orribili distorsioni della realtà. Le mie relazioni intime sono sempre state del tutto consensuali con partner che la pensano allo stesso modo, indipendentemente da come e perché gli altri ora scelgono di interpretare erroneamente il passato. Questa è la verità. Evan Rachel Wood non è la sola ex di Marilyn Manson ad accusarlo di essere stato manipolatore e violento attualmente, ma ce ne sono altre 3. Prima però di raccontarvi chi sono e di cosa lo accusano, devo raccontarvi della stanza delle ragazze cattive, che è uno stanzino insonorizzato presente nella casa di Marilyn Manson, dove era solito rinchiudere come gioco erotico la sua partner di turno con una qualche scusa al fine appunto di avere un rapporto sessuale durante questa prigionia. Tutte denunciano di essere state manipolate, convinte o costrette con la forza, eliminate
minacce ad assecondare queste richieste da parte di Marilyn Manson. E a tal proposito proprio Evan Rachel Wood dirà che non può esserci consenso in chi ha paura. Ashley Morgan Smithland ha denunciato anche lei con un post su Instagram Marilyn Manson. È stata partner di Marilyn Manson dal 2010 al 2012, praticamente subito dopo Evan Rachel Wood. Ashley racconta di essere stata costretta a rimanerci per ore nella stanza insonorizzata di cui parlavo prima, e aggiunge un dettaglio molto importante, cioè che all'inizio l'ha fatto sembrare fantastico e dopo che è diventata una eccitazione punitiva, nel senso che si eccitava punendola. Racconta una cosa che mi ha messo i brividi, perché dice che siccome lui si eccitava quando lei si ribellava, allora Ashley, avendo capito che se opponeva resistenza lui si eccitava ancora di più, non lo combatteva per fare in modo che a lui non piacesse, pur di non dargli quello che voleva, nella speranza di non farsi chiudere più nello stanzino per ore da sola, senza bere e senza mangiare. Ora vi faccio vedere un'intervista per People che ha fatto Ashley, in cui racconta questa cosa e parla della stanza delle ragazze cattive chiamandola la scatola. He would say things all the time, like he would just love to piss me off. So when I was pissing him off, like if I had to go pee while he was replaying one of his songs I'd heard 30,000 times, I'd have to go in the box without my phone, without anything. And the other girls that I've talked to have experienced the same thing, but like it was like a timeout punishment space. I think sometimes he forgot I was there because he was so drugged out or drunk or whatever. Dite cosa dice invece riferendosi alla se stessa diciottenne, che dice: ma io non sapevo neanche cosa fosse il BDSM, cioè di sicuro non potevo pensare nulla del genere. Sentite. BDSM was, and a lot of people are like, you knowingly entered into a BDSM relationship, like I don't know what that is now even. I've seen like 50 Shades of Grey, I didn't know what that was then, and that wasn't what he presented at all. Like, he didn't say, like, we're gonna have a relationship where you're gonna kneel down or lay on the bed and I'm gonna whip you with a swastika whip, or I'm gonna cut you while we're having sex, or we're gonna have a blood test. Invece secondo me tocca un punto molto importante della riflessione, perché dice: io non avevo idea si potesse essere violentate durante una relazione mentre si stava con qualcuno. Abusive, sometimes he would be joking and funny, and then sometimes he would be the most terrifying monster in the world. Like he would say things like, you know, I could kill you right now. You know, I didn't know that you could rape someone that you were in a relationship with. And there's a difference between waking up to someone having sex with you nicely in the morning and waking up tied up with someone having sex with your unconscious body. Like being tied up and screaming and not enjoying it, and him like laughing like sadistically. Or like, you know, gagging my mouth or something. And then I didn't really speak of it. I wasn't allowed to speak of it. I never stood up to him ever, because I knew that would be more abuse, more torture. I didn't want it. Tra l'altro escono fuori anche i dettagli sull'appartamento di Marilyn Manson, che è descritto decorato con sangue, svastiche, foto ritagliate da riviste porno e vagine ovunque. Sopra il letto, per capezzale, insomma, la scritta con la bomboletta, dipinta a spruzzo con la bomboletta, AIDS. Tappeti, mobili, decorazioni e tende assolutamente nere. Praticamente la Batcaverna di un Batman pervertito. Sarah McNally racconta di essersi approcciata a Marilyn Manson per messaggi e che lui voleva convincerla a uscire insieme. Lei però gli ha detto che non voleva più uscire con musicisti e lui allora le ha risposto di non essere un musicista ma un mago. Curiosità, il titolo di mago all'interno della chiesa di Satana, di cui Marilyn Manson è il reverendo, esiste e coincide proprio col suo. Quindi, quando ha detto di essere un mago, potrebbero aver mentito. Tra l'altro, questo titolo si ottiene solo dimostrando grandi doti persuasive. Sarah racconta
racconta di quanto fosse carismatico, caloroso, invitante e che solo ora capisce che ha fatto di tutto per convincerla a fidarsi di lui, persino sembrare vulnerabile. Sara racconta che una volta Marilyn Manson ha sentito il nome di un musicista con cui lei era uscita in passato e che lui si è infuriato perché lei ci aveva visto il cazzo e l'ha chiusa nella stanza delle ragazze cattive. Punto, è un punto. Che sono troppo incazzato. Sara, cercando di comprendere perché non l'ha denunciato prima, racconta di non avere detto niente perché molte persone hanno visto quello che stava succedendo e non si sono preoccupate. Lei praticamente mi schienava che ripensava sono io che sono per tutti, esagerata, tipo. Ok. Esme Bianco lo accusa di aver abusato di lei verbalmente, di averla privata del sonno e del cibo e di averla morsa e ferita con tagli e frustate. Racconta che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è arrivata quando l'ha inseguita Marilyn Manson casa a casa, brandendo un'ascia e colpendo le pareti per poi violentarla. E che solo dopo questo episodio ha capito che doveva scappare da quella casa perché si trovava in serio pericolo. Ashley Walters è un'altra di queste donne e quando ha sentito quello che è successo a queste altre ragazze ha dichiarato che non poteva credere che fossero così tante e che lei pensava di essere l'unica. Ashley lo ha denunciato anche perché lei era anche l'assistente personale di Marilyn Manson e ricorda che quando si sono sentiti la prima volta si sono sentiti su MySpace e che lui ha elogiato le sue fotografie. Poi l'ha invitata a casa sua a Hollywood per un servizio fotografico e che durante questo servizio fotografico lui l'abbia spinta sul letto bloccandole le braccia, l'abbia morsa all'orecchio e poi le ha preso la mano e gliel'ha infilata nelle mutande facendola, costringendola tipo a toccarsi. Dopo che se n'è andata si sono risentiti e l'ha sommersa di messaggi carini e l'ha convinta a diventare la sua assistente personale. Racconta che non è passato molto tempo prima che diventasse una specie di proprietà di Marilyn Manson e di essere stata letteralmente offerta ai suoi amici e incoraggiata a soddisfarli in qualsiasi modo desiderassero. Il caso è stato archiviato perché le accuse sono state fatte 10 anni dopo la violenza subita e le leggi attuali in America prevedono un termine massimo di 2 anni e comunque bisogna avere prove innegabili. Una musicista che ha voluto rimanere anonima racconta di avere conosciuto Marilyn Manson nel febbraio 2011 a una festa pre-Grammy e che dopo un paio di settimane di complimenti hanno iniziato a frequentarsi. Racconta che durante il sesso l'ha costretta a rimanere immobile e che una volta c'è entrato in casa, l'ha spinta a terra facendole poggiare la faccia sul pavimento e mentre le diceva che era stata lei a costringerlo a farle questo perché l'aveva fatto arrabbiare, l'ha stuprata e aggiunge che quando ha finito di violentarla abbia detto non costringermi mai più a farti questo. Per ultimo, perché non voglio chiuso il canale prima del tempo, racconta di averla costretta a fargli del sesso orale mentre piangeva. Non sono tutte contro Marilyn Manson. L'ex moglie di Tavon Tese invece racconta senza problemi che con lei non è mai successo nulla del genere. E di Tavon Tese in breve è una modella specializzata nel genere fetish, apparsa 3 volte nella copertina della rivista Playboy nel 99, nel 2001 e nel 2002 e svariate volte nelle copertine di riviste specializzate in genere fetish. Ha una relazione con Marilyn Manson dal 2000 al 2005, anno in cui si sposano, fino al 2007, anno in cui divorziano. Di Tavon Tese dice che si sono lasciati perché lei ha scoperto che lui la tradiva e che faceva uso di droga. Dice di apprezzare la gentilezza di chi cerca di rassicurarla, di convincerla a denunciare, ma che questa non è stata la sua esperienza. E conclude dicendo che non avrebbe mai sposato un uomo così. Adesso voglio raccontarvi alcuni episodi avvenuti durante i 30 anni di carriera di Marilyn Manson che secondo me sono interessanti per capire meglio il tipo, perché alcuni dei suoi fan è capitato si siano letteralmente offerti volontari per farsi fare qualsiasi cosa. Ad esempio una volta durante un concerto c'era un borsone sul palco dalla sera prima e durante il concerto arrivati alla penultima canzone hanno preso questo borsone e l'hanno messo accanto al microfono e dal borsone ne è uscito un ragazzo che ha recitato una poesia per poi tornare dentro il borsone e richiuderci dentro. La cosa assurda è che un ragazzo sia stato più di 24 ore chiuso dentro un borsone senza bere, senza mangiare, senza andare in bagno. Un'altra volta ha tenuto sul palco una donna poco vestita al guinzaglio, poi l'ha chiusa in una gabbia e ha preso a calci questa gabbia. In questa occasione Marilyn Manson si è giustificato precisando che l'ha fatto per denunciare visivamente, provocatoriamente, come la nostra società patriarcale tratti le donne. Pare poi che osasse chiamare i membri del suo fan club la famiglia, che è come chiamare
chiamava i membri della sua setta il pluriomicida Charles Manson e che li incentivasse a infrangere le regole e che una volta ha fatto un concorso per vedere chi gli mandava la Polaroid più deviata con il suo logo. Esatto, tipo come faceva Shy di Breaking Italy, che tipo andavi fuori, facevi una gita, facevi una vacanza e con la scritta Shy ti facevi la fotografia e poi lui ti... tipo, così, come cavaliere, l'alfiere e la regina. Solo che lui, come esempio, diceva di mandare la foto di un genitore alcolizzato, svenuto e nudo con la scritta sulla fronte Marilyn Manson. No, vabbè, mi stavo dimenticando di dire una cosa importantissima che non lo so perché non l'ho detta. Hanno legato una volta un ragazzo completamente nudo dietro le quinte del palco del concerto e in modo tale che la corda, praticamente, se lui cercava di liberarsi, lo strozzava. E il tutto, tra l'altro, a quanto pare è stato ripreso da una telecamera. Ah, e ci hanno pisciato sopra. Ora però è meglio andare avanti e dirvi che sì, Marilyn Manson aveva qualcuno che sistemava i suoi casini. E questo qualcuno si chiama Tony Ciulla, che io me lo immagino come Tony Ciccione dei Simpson. Marilyn Manson distruggeva un hotel, Tony parlava con chi doveva parlare, pagava chi doveva pagare ed era tutto risolto. Marilyn Manson aggrediva, rompeva, lanciava, sporcava qualunque cosa. Marilyn Manson, qualunque problema creasse, ci pensava Tony Ciulla. Ora, tutte queste accuse sono vere? Sono false? Sono una truffa? Sono in prescrizione. Cioè il processo non si farà. Queste accuse non possono più recare danno a Marilyn Manson se non alla sua reputazione. Ora, riflettete con me. Viene mai fregato niente a Marilyn Manson della sua reputazione? No. Ma sapete che c'è? Marilyn Manson inizia a tenerci alla sua reputazione. Perché i tempi, per fortuna, sono cambiati. E anche un post su Instagram può farti licenziare. Come lui stesso ha fatto con il suo bassista Twiggy Ramirez, vi ricordate? E queste denunce che in passato avrebbero potuto renderlo un fico agli occhi dei suoi fan, oggi lo fanno licenziare e cancellare persino da pellicole di film in cui ha recitato, perché nessuno vuole essere associato a lui. Ad esempio, persino il famoso Aggiusta Guai Tony Ciulla si è dimesso. La casa discografica che finanziava i suoi album, i tour, i videoclip e tutte le altre cose, non vuole più essere associata a Marilyn Manson. Persino la serie TV American God sta tagliando le parti in cui c'è Marilyn Manson. Insomma, nessuno vuole rogne per colpa di queste accuse. Ecco perché non è mancato il contrattacco. Infatti, qualche giorno dopo l'uscita del documentario Phoenix Rising, cosa fa Marilyn Manson? Denuncia Evan Rachel Wood e la sua compagna Ilma Gore per diffamazione, disagio emotivo, frode e sostituzione di identità su internet. Chi è Ilma Gore? Ilma Gore è un'attivista famosa per essere stata picchiata da un elettore di Donald Trump, incazzato perché lei e Sarah Lee avevano ritratto Trump nudo in una posizione poco virile e ne avevano fatto anche un ritratto usando il sangue mestruale. Come prove di queste accuse, porta delle email hackerate contenenti materiale pornografico, una lettera falsa dell'FBI, la quale pare essere stata usata per intimidire le ex partner di Marilyn Manson e convincerle così a testimoniare contro di lui, perché in questa lettera dell'FBI, l'FBI lo ritiene un elemento pericoloso, e la fotografia di un foglio contenente un elenco con reati semplicemente da spuntare con una casellina che secondo Marilyn Manson è stato usato come copione da recitare contro di lui. Mi spiego un poco peggio perché praticamente forse non sono stato abbastanza chiaro. Perché Marilyn Manson le ha denunciate a Eva Rachel Wood e Ilma Gore? Perché sostiene che loro siano andate dalle sue ex con questa lettera falsa dell'FBI e le abbiano convinte a denunciarlo o comunque a raccontare la loro storia di abusi, perché in questa lettera c'era scritto che Marilyn Manson sarebbe un uomo pericoloso. Insomma, praticamente in questo foglio, secondo Marilyn Manson, ci sarebbe stato un elenco di vari reati, di vari abusi, e Eva Rachel Wood e Ilma Gore, praticamente secondo Marilyn Manson, sono andate dalle sue ex e le hanno convinte a recitare questo copione con una serie di questi abusi che tipo hanno suggerito loro quasi.
No, ma io questa aggiunzione dal futuro, cioè, non è che me la posso evitare, è indispensabile. Praticamente nel 2020, cioè, stavo omettendo una cosa troppo importante, perché nel 2020, in segreto, durante il lockdown, Marilyn Manson si è sposato con Lindsay Yusey, una fotografa con la quale aveva collaborato nel 2012 per l'album Born Villain. Questa notizia la dobbiamo a Nicolas Cage, che l'ha raccontato perché ha partecipato al matrimonio su FaceTime. Quindi grazie Nick, ti dobbiamo questo scoop. Bene, io mi fermerei qui anche perché ancora la causa è in corso e quindi stiamo allerta. Sapete già cosa fare per sostenere il canale? Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram per rimanere aggiornati sulle biografie. Ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova biografia e basta.